Bentornati! Stavolta vi parlo di un'altra mia grande passione, le tazze. Da tè, da latte, anche le tazzine da caffè, ma ne parleremo in un prossimo video. Vi lascio alla carrellata. Le prime quattro appartengono tutte alla Thun, un mio brand molto amato. Avremo modo in futuro di visualizzare altri oggetti che ho di questo tipo. Orsetti, panda, amo moltissimo quelle rosa e poi quella blu è più invernale, la utilizzo di più ovviamente nella stagione fredda. La tazza a forma di fenicottero è stata un'intuizione quando l'ho vista in un mio viaggio, ero credo a Padova, e poi a seguire abbiamo le tazze che ho preso in Norvegia. Queste le ho acquistate in un negozio di articoli per la casa della mia città. Un'altra mia ossessione sono le foglie, tutto ciò che è floreale e a tema natura, foglie, fiori, diciamo, mi attira da sempre. Le tazze in rosso, ovviamente il rosso come sapete non è uno dei miei colori preferiti, comunque mi sono state regalate da mia carissima amica e sono veramente molto belle, grandi e sono una via di mezzo tra una tazza da tè e da latte, ma sono veramente enormi. Questa tazza l'ho acquistata a Londra, come si può vedere. Le scritte sono praticamente i nomi di tutti i quartieri più famosi di Londra. Questa tazza l'ho acquistata alla Rinascente di qualche anno fa, ma nasconde una gradevolissima sorpresa. In poche parole, bevendo la vostra bevanda, a mano che sorseggiate, andrà spuntando la graziosa faccina della mucca. Questa tazza acquistata a Firenze ha una particolarità. In poche parole, riscaldando, quindi con una bevanda molto 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 calda, i fiori stilizzati che vedete in nero si colorano e quindi tutta la tazza poi ha questi fiori molto colorati e ovviamente raffreddando ritorna tutto nel colore originale. Se vi interessa vedere questo effetto in diretta, fatemelo sapere, che faccio un piccolo video. Questa tazza con questi alberi neri che ricorda molto la foresta nera l'ho acquistata appunto in Germania e come sapete la mia ossessione sono tutti i design naturali, rami, alberi, fogliame. Queste due tazze della linea Maxwell sono veramente di buona fattura, ne ho di diversi colori, ve ne faccio vedere soltanto due, in azzurro e in marrone, ma le posseggo anche in verde, in nero e in beige. Sono tazze da cappuccino o comunque delle tazze molto capienti.
e per finire semplici tazze da latte, tutte con un unico tema, i cuori. Anche per questa volta è tutto, spero vi sia piaciuta la mia collezione di tazze, alla prossima! Se vi è piaciuto il video, naturalmente lasciate pure un like e iscrivetevi al canale. Un bacio!